un po' desiste. Vedo Pirazzi che continua a voltarsi e intanto vedo nelle prime posizioni del gruppo due uomini della Lampre e uno dei due sicuramente è Michele Scarponi. Poi c'è la maglia bianca da leader Europa Tour, ne discutevamo proprio stamattina, no? Esatto. Che ci sono delle maglie che a volte uno non sa neanche esatto. che classifica significano. È la classifica dell'Europa Tour. E Thomas Vauclair infatti questa mattina la divisa da campione nazionale francese, ma una casacca tutta bianca. Questa invece siamo nelle retrovie del gruppo, ci sono già diversi corridori in difficoltà, guarda abbiamo visto c'è proprio De Marchi, c'è anche la maglia ciclamino di Andreas Kloden, ecco, risposto al quesito, non vedevamo corridori Radio Shack, ricordiamo che c'è anche Machado, il portoghese, nelle prime posizioni, ma Andreas Kloden quest'oggi sta probabilmente pagando gli sforzi di queste ultime settimane, ha vinto il Giro dei Paesi Baschi, ha conquistato la cronometro di ieri ed eccolo quest'oggi in difficoltà. Andreas Kloden, lo vedete in compagnia dietro di lui De Marchi che ha ben lavorato in questa salita finale, mentre Pirazzi l'avevamo visto rilanciare la sua azione e prendere qualche metro di vantaggio nei confronti di Masciarelli. Eccolo qua, Stefano Pirazzi, azione ancora più decisa rispetto a prima, però no, desiste proprio in questo momento, si è rialzato, si è voltato, ha capito che non aveva futuro la sua azione e quindi si è fermato e adesso aspetterà il rimanere del gruppo. Intanto Kloden va su con il suo passo, che non è certo il passo che ha esibito ieri sulla pianura. Attenzione qua, proprio lo scatto del campione nazionale francese, un grande attaccante, Thomas Vauclair. E Pirazzi prova a prendere la ruota di Thomas Vauclair, quindi i due in testa sono Thomas Vauclair della Europe Car, eccolo qua, lui che ha iniziato la stagione in maniera splendida, Silvio, perché ha già riportato 5 vittorie, tra cui due tappe alla Parigi-Nizza, e una delle due tra l'altro la ricordiamo bene perché grande fuga solitaria con il giovane Ulissi della Lampre che poi ha staccato in discesa ed è arrivato in solitaria. Thomas Vauclair, vittoria anche al Lotbar, vittoria anche al Giro del Mediterraneo per lui. E attenzione con la bici gialla, da leader capitano della Lampre ISD anche Michele Scarponi là davanti al gruppo. Intanto Vauclair ha un vantaggio di una ottantina di metri proprio nei confronti di Michele Scarponi che, Silvio, sembra uscito dal gruppo. Nel frattempo Michele Scarponi è uscito dal gruppo, inquadrato in questo momento dalla nostra telecamera in movimento, si sta riportando abbastanza facilmente sul campione di Francia Thomas Vauclair, che sta sfruttando veramente un inizio di stagione, una condizione superlativa in questo inizio di stagione 2011, ha già conquistato 5 vittorie, veste la maglia bianca di leader dell'Europa Tour, questa classifica dedicata appunto alle formazioni professional europee. Michele Scarponi si è portato su di lui e prontamente è andato ad alimentare questo tentativo. Intanto qua con la telecamera Moto2 siamo in coda al gruppo e guardate il distacco inflitto a Pirazzi, che è il primo di quel gruppetto che abbiamo visto, da Michele Scarponi che prosegue il suo forcing, fa fatica a tenerne la ruota Thomas Vauclair. Scarponi così l'abbiamo già visto più volte quest'anno, lui ha già vinto 2 volte, anche lui grande inizio di stagione, un numero straordinario sulla cipressa per Michele Scarponi e soprattutto le vittorie a Nuoro, anzi a Gesturi, eravamo Silvio, ti ricordi, grande tappa con lui e Serpa Perez che si erano involati da soli, è una vittoria alla Tirreno Adriatico, in quella che ormai è la sua tappa a Chieti. Viene dal secondo posto alla settimana catalana, nella classifica generale della settimana catalana, poi per lui un periodo di allenamenti in quota sull'Etna ed è al rientro alle corse e dobbiamo dire, l'abbiamo già visto ieri comunque nell'esercizio della cronometro, che non è propriamente il suo pane, in ottima condizione e quest'oggi lo sta ancora una volta dimostrando, è lui che sta alimentando questo importante tentativo. Dietro abbiamo colto in diverse occasioni quando la telecamera è riuscita ad inquadrare chi lo sta inseguendo e soprattutto Domenico Pozzovivo particolarmente attivo. E intanto ecco qua il cartello di Molina di Ledro, 5 km, 500 metri al traguardo di Bezzecca. Molina di Ledro fa parte di uno dei 6 comuni che si sono consociati dopo un referendum, un caso unico in Italia in cui 6 comuni hanno votato
e con il 76% dei voti sono diventati un comune unico ledro. E qua Stefano Garzelli, anche lui in difficoltà, non riesce a tenere le ruote del gruppetto dei più prossimi inseguitori. 6 chilometri, quindi ho sbagliato di 500 metri, 6 chilometri in questo momento, sempre Scarponi davanti a tirare, sempre Vauclair che fa fatica a tenere la ruota. Radio Corsa ci segnala un vantaggio intorno ai 18 secondi per la coppia di testa, abbiamo visto Andreas Kloden letteralmente saltato, Stefano Garzelli in difficoltà, altro corridore importante che ci viene segnalato in difficoltà è Roman Kreuziger, il capitano del team Astana, ecco anche la grafica, 18 i secondi della coppia di testa rispetto al gruppo che vediamo inquadrato, un gruppo forte di 25-30 unità. E Radio Corsa ci segnala 1 minuto e 48 secondi il ritardo di Andreas Kloden, mentre i due corridori qui inquadrati, Michele Scarponi aveva un ritardo da Andreas Kloden, che a questo punto l'ha polverizzato, di 11 secondi ed era undicesimo in classifica generale, mentre era 78esimo in classifica generale, è 78esimo in classifica generale. Con un ritardo di 50 secondi, intanto sullo sfondo il lago di Ledro con le palafitte. Vauclair dà il cambio a Scarponi. Vauclair dà il cambio a Scarponi, è stato Scarponi ad accollarsi la responsabilità di tenere alta l'andatura quando la strada saliva. Ora Vauclair capisce che ha la possibilità naturalmente di conquistare questa tappa e gli dà il cambio quando la strada è leggermente calata. Ora sono su questo falso piano per arrivare fino a Bezzecca, abbiamo visto hanno superato il cartello dei 5 all'arrivo, si stanno entrambi dividendo la fatica di questo tentativo che potrebbe portare uno a conquistare la tappa e probabilmente Scarponi a conquistare la maglia di leader della classifica. Situazione perfetta, intanto scatto di un corridore della BMC, non è Ballan, però non mi sembra Ballan. Desiste probabilmente Morabito della BMC, desiste dal suo tentativo e vedete Nibali lì nelle prime posizioni del gruppo con la maglia azzurra di leader dei traguardi volanti, e questo dovrebbe essere invece dalla struttura fisica Luca Scani, che abbiamo visto particolarmente in forma nell'ultimo periodo, e provano ad allungare. Comunque quando ci sono questi scatti contro scatti vuol dire che l'andatura non è così elevata, quindi infatti Radio Corsa ci segnala che hanno guadagnato altri 2 secondi, eccoli qua i due di testa, Tomas Vauclair e Michele Scarponi, una bella coppia l'attacco di questa seconda tappa del Giro del Trentino. Gli viene segnalato proprio in questo momento dalla moto della scorta tecnica, ricordiamo l'organizzazione del gruppo sportivo Alto Garda di questa 35esima edizione del Giro del Trentino, e questo davanti a tutti dovrebbe essere Machado che ieri ha cullato a lungo il sogno di poter vincere la cronometro, poi sono arrivati Malori e Clone. E tocca a Machado tenere alte le ambizioni del team Radio Shack, terzo in classifica, e lui in persona che va a tentare di ricucire e a ridurre il ritardo sulla coppia di testa. Capisce che Michele Scarponi può quest'oggi indossare la maglia di leader della classifica e quindi va in prima persona appunto a tentare di recuperare. Non c'è molto accordo dietro, semplicemente perché nessun capitano ha con sé il numero sufficiente di compagni di squadra per poter ricucire. Anche Vincenzo Nibali è rimasto solo con il polacco Sylvester Schmidt, che abbiamo visto tra l'altro nelle prime posizioni, poi non ha più compagni di squadra, quindi è anche difficile capire chi in gruppo ha la possibilità e il potenziale per potersi prendere la responsabilità di andare a ricucire sulla coppia di testa. E intanto con il lago di Ledro che si staglia sul loro sfondo proseguono con una grandissima sintonia i due di testa, ovvero Tomas Vauclair e Michele Scarponi, che si danno cambi regolari. E intanto ancora proseguono tentativi di evadere dal gruppo per andare all'inseguimento solitario. Mi sembra Serpa Perez raggiunto da Giampaolo Caruso del team Katiuscia, sempre corridori importanti, ma vedi non c'è la possibilità di organizzare un vero e proprio inseguimento. Questo a tutto vantaggio della coppia di testa, che continua lentamente ma ad aumentare il proprio vantaggio. E continua a proseguire, adesso c'è lo scatto di Ascani con Taborre alla sua ruota e si incarica di ricucire questo strappo Niemez, ma guardate Ascani che si alza
nervoso, non c'è accordo dietro per andare a recuperare, anche perché il terzo era un compagno di Scarponi che logicamente non ha alcun interesse a dare il cambio ai due, anzi all'interesse opposto. Intanto rilancia l'azione Thomas Voeckler, ricorda come postura Voeckler, molto Vinokurov, non so se sei d'accordo. Ricorda Vinokurov, poi è un corridore assolutamente resistente, un corridore che sa capire quando è il momento veramente di andare a tutta, come in questo caso. Abbiamo visto, dietro non c'è accordo, invece grande accordo c'è davanti, perché l'interesse di entrambi, sia di Thomas Voeckler sia di Michele Scarponi, è quello di dare tutto in questi chilometri finali. Voeckler sente la possibilità di conquistare la tappa, Scarponi capisce che può conquistare la maglia di leader probabilmente in anticipo rispetto a quello che si era prefissato, perché soprattutto la tappa di domani e di dopodomani, dove pensava probabilmente di uscire allo scoperto. Intanto dietro ancora il corridore della D'Angelo Antenucci, prova a uscire, prova a ricucire quando mancano 2 chilometri all'arrivo. 2 chilometri all'arrivo e il vantaggio è ancora cresciuto, perché ci segnala Radio Corsa che hai meno 2 all'arrivo, addirittura oltre i 30 secondi. 30 secondi di vantaggio per la coppia di testa, Michele Scarponi davanti, Thomas Voeckler dietro, vedono già l'arco degli ultimi 1000 metri, eccolo qua. Tra l'altro Michele Scarponi orgoglioso ci mostrava questa mattina la sua bicicletta con aquile dipinte ovunque, aquile sulle scarpe, aquila, lui che è l'aquila di Filotrano, che vuole spiccare il volo su questo Giro del Trentino e vuole spiccare il volo soprattutto sul Giro d'Italia a maggio, il suo grandissimo obiettivo di stagione. È stato preso dall'Apri SD proprio per quel motivo. Allora Scarponi tira, Voeckler a ruota. Hai visto che Scarponi ha chiesto un ulteriore cambio a Thomas Voeckler? Thomas Voeckler gli ha detto di no. Devi tu tirare in questo momento, sei tu che hai interessi di classifica, a me interessa vincere la tappa. Michele Scarponi, quando ha capito che il compagno di fuga non gli avrebbe più dato una mano, non ci ha pensato due volte, si è rimesso davanti. Ha tutto l'interesse di porre più margine possibile tra lui e il gruppo che vediamo inquadrato in questo momento. Gruppo che vediamo inquadrato molto allargato su tutto il manto stradale, quindi segno che non c'è grandissimo accordo. Abbiamo visto ancora Niemetz fare la guardia, intanto continua a tirare davanti Michele Scarponi, continua la sua ruota Thomas Voeckler, i due sono andati in perfetta sintonia. Si può dire che Michele Scarponi sta quasi tirando la volata a Thomas Voeckler, lui ha interesse a diventare leader della generale, Voeckler ha interesse a vincere la tappa. Vedete sullo sfondo il gruppo a una 30 secondi di ritardo, ecco Voeckler passato davanti a Michele Scarponi, Voeckler davanti, Scarponi dietro, sono le ultime centinaia di metri di questa tappa. Con arrivo a Bezzecca e primo al traguardo Thomas Voeckler davanti a Michele Scarponi. Adesso facciamo partire il nostro cronometro per vedere quanto ritardo hanno inflitto nei confronti di questo gruppo che vediamo con capeggiato in testa Vincenzo Nibali, c'è anche Domenico Pozzovivo, non c'è Kreuziger però in questo gruppo. Non c'è Kreuziger. Nibali. Ed è Vincenzo Nibali che è partito lunghissimo nel tentativo di conquistare la terza piazza e i relativi a Buoni, ma si pianta proprio negli ultimi 100 metri, mi sembra Niemetz che va a conquistare la terza posizione. Niemetz e Morabito in quarta posizione, ma quello che più conta è il ritardo, ovvero 26 secondi di ritardo dalla coppia di testa. Intanto qua con lo sforzo di Pirazzi, il compagno di squadra Brambilla che va a sprintare, arriva un altro gruppetto con un ritardo superiore. E qua intanto andiamo a vedere proprio la classifica finale, Voeckler di tappa, Voeckler, Scarponi, Niemetz, Morabito, Baliani, quinto, Tiralongo, Ascani, Serpa Perez, Nibali e Tabor, questi i primi 10. C'è anche la Buono, 10 secondi per Thomas Voeckler. Quando vediamo il replay dell'arrivo, non c'è stata storia in questo sprint, Michele Scarponi ha tirato per tutto l'ultimo chilometro e mezzo e Thomas Voeckler lo ha superato agevolmente andando a conquistare la sua sesta vittoria di questo 2011. Allora, dove non riuscirono gli austriaci nel 1866, respinti a Garibaldi, ci è riuscito Thomas Voeckler francese a vincere sul traguardo di Bezzecca. È bella questa soggettiva con gli ultimi 100 metri, Voeckler davanti che vede lo striscione dell'arrivo tanto agognato e qua va a conquistare la sua sesta vittoria stagionale. Grande corridore, grande attaccante, lui protagonista anche l'anno scorso con una vittoria di tappa da attaccante al Tour de France. E questo è Vincenzo Nibali che sprinta lungo
e poi si pianta. Comunque qualche secondo è riuscito a guadagnarlo con questo sprint nei confronti di Michele Scarponi, e Niemez, che sarà un prezioso scudiero di Scarponi per questo Giro del Trentino e per il Giro d'Italia, che va ad arrivare al terzo posto. Andiamo a sentire l'intervista al vincitore di tappa e di generale.